Francesco Saiu, Villa Cidrese, com'è nata la tua passione? La musica è nella mia vita da sempre, perché provengo da una famiglia di musicisti, e nello specifico di chitarristi, e quindi la chitarra l'ho sempre vista da piccolo in casa mia, in casa degli zii, in casa di tutti. Si è evoluta la tua passione musicale? Ma sicuramente finché ero qui in Sardegna ho avuto la fortuna di conoscere diversi musicisti. Ho iniziato a conoscere musicisti che praticavano la musica brasiliana, musicisti provenienti dal mondo classico, e quindi diciamo che piano piano si è delineato un percorso. Ad un certo punto hai sentito la necessità di fare un discorso più tecnico-accademico. Cos'è successo? Ma succede che a un certo punto, quando vivi in un posto dove c'è poca gente, come la Sardegna, piccoli paesi, succede che alla fine ti confronti con due o tre persone, quindi non c'è più possibilità di crescere. E se uno ha veramente voglia di sperimentare, di migliorarsi, ha bisogno di confrontarsi con più persone, soprattutto con artisti di livello più alto del tuo. E ciò fa sì che uno decida di cambiare aria. Cosa rappresenta per te la Sardegna dal punto di vista professionale? Allora, sicuramente in momenti diversi ha avuto ruoli diversi. Attualmente, sicuramente da diversi anni, è innanzitutto il mio luogo di ritiro estivo, dove mi stacco, certo, dalla follia della città, e qui ritrovo un pochettino di pace, di tempo per scrivere, di incontrare amici. Qui in Sardegna è diciamo luogo dove incontri. Quindi è una fonte di ispirazione. Una fonte di ispirazione, sì, di scambio di idee. Di... Questo si può notare anche dalle tue produzioni. Sicuramente, è vero, ho legato diversi lavori alla tua sardità. Ai suoni, sì, ai colori, diciamo all'essere sardo. Tu puoi vantare anche delle collaborazioni con i jazzisti sardi più famosi. Sì, ho fatto diverse cose, anche ovviamente allargando il panorama a tutto ciò che è per adesso l'Italia. Ho collaborato con Stefano Battaglia, Achille Succi, Bebo Ferro, insomma tanti musicisti molto importanti e molto forti. Avremo occasione anche il 2 settembre di fare un'apertura, un concerto importante, il 50° anniversario del gruppo degli Sciardana, di cui sono orgoglioso perché il fondatore è stato mio padre, Gianni Saiu, insieme al fratello Angelo Saiu. Quindi diciamo che anche per tradizione ci portiamo questa vita intorno alla musica.